E sul discorso della montagna, dei ragazzi di quinto mi domandano: professore, ma che cos'è? Visto che siamo stati rimproverati di non saperlo. Da un'altra professoressa, giustamente. E la brutta figura chi ce l'ha fatta? Il sottoscritto. Sfondo bellissimo delle montagne innevate, ma che devo dire, nel video manco si notano. Però vabbè. E siamo arrivati alla quarta domenica del tempo ordinario. Guardate, proprio per essere veloci e arrivare al cuore del problema. Passiamo per Sofania, prima lettura, la ricerca finalmente della pace, dell'umiltà del popolo. È come per dire, finalmente i popoli si sono uniti per cercare la pace, il quieto vivere, una convivenza serena, assolutamente di condivisione, senza sprezza e senza contese. Un mondo perfetto, senza guerre, che non abbiamo assolutamente raggiunto. E visto che ci accompagna ancora la prima lettera ai Corinzi, Paolo lì afferma proprio molto chiaramente quello che ha vissuto, e cioè il Signore non sceglie assolutamente i sapienti, non sceglie i professori, non sceglie i grandi maestri, non sceglie i ricchi. Per lui la vera ricchezza è la sapienza che viene dalla fede e da quella connessione con una mente che sa veramente descrivere il mondo con gli occhi di uno spirito creativo, vivente, ricco di misericordia. Per cui tutto quello che nel mondo è ignobile, illogico, fallimentare, addirittura malvagio, cattivo, se Dio chiama e sceglie quelle determinate persone, si trasformano e diventano dei grandi, per l'appunto degli apostoli. Non possiamo dimenticare la storia di Paolo, ma non possiamo dimenticare neppure la sua sagacia, la sua forza e la sua intelligenza. È per questo che le beatitudini di Matteo del Vangelo sono tutte un elenco formidabile di ciò che nel mondo viene scartato, di ciò che anche l'uomo non desidera, quelli che sono nel pianto, quelli che sono nella povertà, quelli che sono perseguitati, per essere poi appartenenti al regno di Dio. Siccome domenica scorsa volutamente non ho messo la chiamata dei primi quattro apostoli, no? Le due coppie di pescatori, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, oggi questo discorso della montagna diventa a tutti e 12 gli apostoli un promemoria, un vademecum, meglio detto proprio l'iniziazione di una grande missione che loro devono portare avanti. Non ci dimentichiamo che in questo discorso della montagna ci sono anche tanti discepoli, tanta folla che cerca una speranza, cerca di poter andare avanti. La vita è troppo dura, la vita è troppo difficile. Hanno bisogno di una guida, hanno bisogno di un maestro, hanno bisogno di un conforto, di una certezza, di una speranza. Hanno bisogno di Dio, di un Dio vero. E allora non ci dimentichiamo mai che questo discorso è per tutti noi. E per tutti quelli che pensano di stare bene e invece hanno bisogno di una svolta, di uno stimolo, di un ideale. E per anche quelli che, seppur con grande difficoltà oppure con una certezza credono, hanno bisogno di sentire e percepire questo Dio con noi. Nelle beatitudini c'è tutta la forza e tutta la richiesta di aiuto, ma anche quella salvezza che passa attraverso il crogiolo, il sacrificio, il dolore, perché noi tutti così possiamo sperimentare cosa significa parlare a Dio attraverso il Figlio, essere quegli ascoltatori, quegli spettatori, protagonisti di un dialogo aperto, per l'appunto di un discorso, da consegnare a tutti, da vivere nella storia concedendolo proprio a tutte le generazioni, come se fosse un'onda concentrica che si diffonde nel tempo, per dire a tutti che siamo beati, anche a te che stai ascoltando, anche a te che vorresti urlare al mondo il tuo dolore, la tua sofferenza, la tua solitudine e la tua delusione. Anche per te c'è la beatitudine, perché proprio attraverso la tua vita si manifesta l'abbraccio di Dio. Quanto vorrei essere anch'io tra quei discepoli ad ascoltare questo discorso, ma ci è stato consegnato attraverso le letture. L'unico sforzo che dobbiamo fare è credere, anche se non è per tutti semplice, ma attraverso questo grande atto di fede, grande atto di fiducia, noi possiamo appartenere alla stirpe di Dio. E come in ogni video io dico, buona domenica.